Grazie, ma prima di venire al punto però devo una risposta al capogruppo La Russa, che vedo lì bello, sorridente, abbronzato, che ha voluto tirare a tutti i costi dentro il sindaco Pizzarotti e gli inceneritori e altri argomenti che c'entravano solo di striscio, ma vorrei semplicemente dire che ovviamente il sindaco Pizzarotti fa tutto quello che può e continuerà a fare tutto quello che può per fermare l'inceneritore, dato che ovviamente non governa lui tutta l'Italia ancora, per cui a questo punto ha fatto quello che poteva fare. Però il problema è che se in questo paese si costruiscono gli inceneritori non è responsabilità del sindaco Pizzarotti, è responsabilità di chi l'ha governato fino adesso, in particolare del Partito Democratico che persegue da anni in tutto il Nord Italia, persegue da anni in tutto il Nord Italia una politica di svendita di beni comuni, di privatizzazione che ha nel corso degli anni preso tutte le nostre municipalizzate costruite con fatica nei secoli, le ha concentrate in un grosso scatolone che si chiama IREN, che è controllato dalle amministrazioni prevalentemente del Partito Democratico e da amministratori vicini al Partito Democratico, che adesso ha un bel buco di 3 miliardi di euro che alla fine finirà sulle spalle dei cittadini, e quindi credo che non ci sia molta ironia da fare su quello che sta cercando di fare adesso il Movimento 5 Stelle per rimettere insieme i cocci della gestione delle nostre municipalizzate. E vorrei anche dire che se i cittadini adesso hanno paura e pretendono questo cambiamento della forma statutaria di SMAT, non è perché la forma attuale non dia garanzie, eccetera, perché comunque è vero che la forma attuale dà qualche garanzia, però è il fatto che ce l'avete in mano voi. E dato che anche nello statuto, ad esempio, di TRM, che fa l'inceneritore, c'era scritto che la proprietà era pubblica e sarebbe rimasta pubblica, e poi da un giorno all'altro avete deciso di venderlo, avete cambiato lo statuto, l'avete venduto in 3 minuti, il fatto che adesso lo SMAT sia di proprietà pubblica ovviamente non dà nessuna garanzia finché siete voi ad amministrarla, e per questo motivo i cittadini vorrebbero essere, in ossequio ai risultati del referendum, un pochino più garantiti e quindi avere la forma che è stata indicata dell'azienda speciale consortile. Ed è già, fatemi dire, una sconfitta che questa delibera debba arrivare in Consiglio Comunale come delibera di iniziativa popolare, perché il giorno del referendum c'erano tutte le forze politiche, in particolare quelle che adesso amministrano la città, erano lì in piazza a sbandierare, a felicitarsi, e quindi uno si sarebbe aspettato che sarebbero state loro, di loro iniziativa, amministrando il comune, a fare immediatamente quanto era necessario per applicare il dettato del referendum, cosa che non è successa, tant'è vero che i comitati referendari hanno dovuto mettersi lì a raccogliere le firme, e questo credo che sia onestamente una sconfitta per tutto il Consiglio Comunale, non soltanto per voi, ma ovviamente in particolare per voi che amministrate. Ed è anche una sconfitta che questa delibera arrivi in aula dopo mesi e mesi di melina, in cui abbiamo dovuto aspettare di vedere se forse si poteva fare, ma non si può fare. Siamo stati appesi al parere degli uffici comunali, che per carità dicono quello che pensano, ma hanno scritto delle cose che onestamente sono state contestate e che evidentemente vogliono dire che a Torino c'è una legge che vige solo a Torino ed è diversa dalla legge che vige in tutta Italia, visto che ci sono tantissime altre città, tra cui diverse che amministrate anche dal centro-sinistra, che hanno deciso tranquillamente di fare questa cosa, alcune l'hanno già anche fatta completamente come Napoli, altre sono in procinto di farla, però l'hanno già approvata, e quindi evidentemente, non so, la loro legge che vale lì è diversa dalla legge che vale a Torino, per cui noi ci siamo dovuti sentire dire prima che non si poteva dare un parere positivo finché non si fosse arrivati al 19 di febbraio, guarda caso 3 giorni prima del voto, e allora a quel punto lì si sarebbe potuto forse dare un parere positivo. Poi, arrivato la scadenza, si è detto che comunque il parere era negativo lo stesso, però almeno si sono spangate le elezioni, forse si sperava di passare il momento difficile, invece mi sembra che le elezioni sia arrivata, anche seguendo gli auspici del sindaco, una tramvata, per cui forse anche la disponibilità di votare questa delibera magicamente sorta in questa settimana, io lo attribuirei anche alle mazzate che vi siete presi in sede elettorale. Però devo dire che ben venga il fatto che arriviate a votare questa delibera, però il problema vero è che, nonostante le arrampicate sui vetri che ho sentito anche dal consigliere Grimaldi, che faceva Spider-Man e giustificava qualunque cosa, poi alla fine tanto si fa sempre l'opposto, e la realtà è che voi avete presentato tutta una serie di emendamenti che sostanzialmente snaturano completamente questa delibera, che vanno a cancellare buona parte del testo che è stato messo dai comitati, che vanno a alterare significativamente l'impegnativa. Per cui alla fine questa delibera potrà anche essere votata, ma servirà semplicemente andare in una fase di valutazione che peraltro si poteva fare prima, visto che è 1 anno e mezzo che è passato il referendum, quasi 2, e quindi alla fine si poteva magari già arrivare in aula e votarla e basta. E quindi noi stiamo semplicemente sostenendo la delibera. Grazie. Capisco che mi deve interrompere, perché sennò. Grazie. Però. Noi pensiamo che, come abbiamo detto più volte in commissione da almeno 2 mesi a questa parte, si poteva semplicemente andare in aula anche 2 mesi fa e approvare la delibera così com'è, cosa che noi siamo disposti a fare oggi. Invece la tattica di aspettare e poi alla fine costretti a esprimersi, di snaturarla presentando 12 emendamenti che la descrivono quasi tutta, francamente è una tattica dilatoria che non vi fa molto onore, per cui piuttosto dovreste avere il coraggio di bocciarla se non ci credete, oppure se appunto se siete disposti a credere veramente in quello che chiedono i comitati referendari
parlamentari che chiedono ai cittadini che hanno firmato, la si approva così. Non si mettono i giri di parole che poi alla fine permettono di trovare la scappatoia, perché magari poi fra 3 mesi ci si dice che in realtà non è fattibile, allora non si sa. Cioè, se si vuole prendere questa direzione politica, si può approvare questa delibera tale quale, esattamente come oggi. E quindi su questo onestamente che io vi vorrei vedere. L'ultima cosa che volevo dire è relativa alla mozione di accompagnamento che noi abbiamo presentato. Una mozione di accompagnamento che riprende un tema che comunque è stato discusso anche durante l'analisi di questa delibera e anche in sede di interpellanze, eccetera, che riguarda l'utilizzo degli utili generati da Smart. Perché se noi seguiamo la linea che è prevista dalla delibera e anche dal referendum, che sul servizio idrico non bisogna fare utili, gli utili non ci devono essere. Nel senso che se il servizio idrico è in grado di generare un surplus, lo si utilizzi o per abbassare le tariffe o per fare gli investimenti, visto che si dice sempre che servono i soldi per gli investimenti. E quindi la nostra mozione va esattamente in questo senso, dando indicazione al sindaco e alla giunta, nelle future assemblee dei soci, di opporsi alla redistribuzione degli utili ai soci ed invece di volerli impiegare o per gli investimenti o per l'abbassamento delle tariffe. Grazie.